Buongiorno a tutti, sono qua con Giuseppe De Votella che è il presidente del Circolo di Como perché stiamo presentando le quattro riforme del governo Meloni su fisco, giustizia, premierato ed autonomia, per dire che comunque l'efficienza del nostro governo anche in questi mesi caldi c'è. Non si può dire la stessa cosa invece dell'efficienza del governo cittadino del comune di Como. Ormai siamo a 2 anni dall'insediamento della giunta rapinese e io vi faccio una domanda. Qualcuno di voi mi dica cosa è stato fatto in questi 2 anni. Ovviamente intendo qualcosa di positivo ed importante per la città di Como. Perché se vogliamo parlare di negatività possiamo aprire l'abecedario, visto che ce ne abbiamo da A, asili nido, fino a Z, zuzzerellone, che è il modo con cui si comporta il nostro sindaco nel fare amministrazione. Ora, quello che a me inquieta veramente, tornando ad essere molto chiari, è ovviamente il fatto di una mancanza di programmazione, Giuseppe. E lo si vede anche nei fatti di questi giorni. Quando uno viene a dire ma forse sul Politeama allora cambiamo la strategia, quando ci viene a dire però abbiamo perso i fondi della fondazione Cariplo, ma tanto non fa niente, ci hanno perso loro qualcosa, manca programmazione e progettazione. E un amministratore sa che se nei primi 2 anni non hai programmato quello che devi fare, difficilmente con la macchina pubblica riesci a realizzare negli altri 3 anni. E questo vuol dire, caro Giuseppe, che alla fine della fiera noi arriviamo ad avere 3 anni di dormite, di una città che è assopita, arriverà verso le nuove elezioni. Ma questo vuol dire perdere 3 anni. Il sindaco rapinese sta facendo perdere 3 anni all'amministrazione comunale di Como e soprattutto alla cittadinanza di Como. E questa è una cosa che assolutamente noi non possiamo accettare. E noi, per fare questo, continueremo ad insistere cercando di portare il Consiglio Comunale a votare. E sono magre soddisfazioni quella dell'ultimo Consiglio Comunale che dicendo abbiamo approvato il DUP, non c'è più tempo e lascia andare le mozioni, compresa quella che noi avevamo in questo momento, per poter chiedere ai consiglieri comunali di esprimersi sul mercato coperto. Lui la rimanda, la manda oltre, la manda a settembre, quando ormai non servirà più a niente, ma noi non ci stiamo. E poi cosa fa? Perché la novità è che, lo diciamo, così almeno magari svegliamo noi questo piccolo segreto di Pulcinella, la Finese si sta preparando a calare le sue armate sulla provincia. Perché ha mandato in maniera inopinata a tutti i comuni, e ovviamente chissà come mai qualche comune ce lo viene a dire, una mail dove il sindaco, da sindaco di Como, va a dire ai sindaci e ai consiglieri della provincia, dicendoci, dei vari comuni della provincia, dicendo mandatemi i vostri indirizzi che magari ci sentiamo. Perché? Perché vuole fare una lista per le provinciali. Ma caro rapinese, non funziona così. Tu sei partito dicendo che era il civismo che doveva fare al posto della politica del parlare, e invece sono 2 anni che parli e non fai un bel niente. Se questo è un esempio di politica e di civismo, beh, forse sarà il caso che ne riparliamo. E detto questo, possiamo augurare a tutti una buona estate, Giuseppe. Buone ferie a tutti. Grazie a tutti, ciao e buone ferie da Como.